Brina Salzillo, finalmente una vittoria sofferta, insomma comunque alla fine ampiamente meritata. Sì, finalmente è arrivata questa vittoria e noi abbiamo lottato per ottenerla perché comunque, come sapete, abbiamo comunque avuto delle sconfitte negli ultimi tempi che ci hanno comunque, come posso dire, un po' hanno fatto un po' calare d'umore tutte le nostre, tutta la squadra, la società, però oggi è stata, abbiamo affrontato questa sfida e finalmente siamo uscite vincitrici. Speriamo che comunque con il proseguo continueremo a vincere, anche se comunque gli obiettivi sono stati raggiunti, abbiamo comunque, cioè, ci siamo salvate, questo era l'obiettivo della società, però comunque si può sempre fare meglio e noi speriamo di fare sempre meglio. Primo set dominato, poi insomma c'è stato il ritorno di Bari, poi chiaramente terzo e quarto avete comunque controllato ampiamente la partita, anche se avete un po' faticato in attacco, poi insomma i loro errori vanno un po' aiutato. Sì, il primo set è stato un set in cui noi abbiamo aggredito la squadra avversaria e loro si sono sentite secondo me un po' spiazzate, non sono riuscite ad affrontarci a dovere, però poi nel secondo set loro hanno comunque affrontato la situazione e hanno cercato di uscire da una situazione. Evidentemente noi dall'altro lato siamo un po' calate di concentrazione e quindi questo ci ha un po' penalizzato, però poi tutte insieme ci siamo unite e abbiamo detto che si doveva vincere per forza e quindi abbiamo vinto. Prossimo turno contro il Lavello, ultimo in classifica, insomma dovrebbe essere penultimo in classifica, anzi per la precisione, insomma dovrebbe essere una partita facile, dovrebbe essere una partita facile, però come si sa negli sport, in tutti gli sport e soprattutto in questo sport, anche una squadra facile, l'ultimo come il Lavello, l'ultima in classifica, ci può mettere in difficoltà, quindi comunque dobbiamo essere determinate e concentrate e vincere la partita, perché basta un calo di concentrazione per poi perdere. Avere brutte sorprese.